ripensato anche perché i risultati, me lo ricordava Andrea Gabbiani, il consigliere comunale di Piacenza qua davanti, li vediamo. Abbiamo Iren che ha un debito di 3 miliardi di euro. Voglio dire una cosa, perché poi mi vengono in mente, nella provincia di Parma, la città di Fidenza, che penso una delle uniche che non si serve da Iren, è riuscita con la sua azienda che lo segue per i rifiuti a arrivare al 85% di raccolta differenziata, con già la tariffa puntuale per cui chi è più virtuoso spende meno. Quindi si possono fare con aziende più piccole che guardano ancora quello che è il valore di quello che deve essere il servizio, si può fare un servizio di qualità. Non servono le grandi aziende che abbracciano un'intera regione, un intero stato per avere come dire, dei benefici economici. Serve invece il servizio capillare controllato dal proprio comune. Abbiamo una domanda da Londra. Beh, allora, cominciando dalla partecipazione, indubbiamente quello che mi attrae di più è la possibilità di valutazione degli amministratori comunali, degli assessori, diciamo, del sindaco, perché comunque è un feedback da parte dei cittadini sull'operato di chi amministra un comune, penso sia importante, anche per noi, per capire magari se nella nostra foga di voler fare qualcosa di bene magari non riusciamo ad intercettare il volere della popolazione, quindi è importante anche per noi come strumento di partecipazione, se vogliamo, di valutazione. Per quanto riguarda la dirigenza, indubbiamente non è facile, per noi non è stato facile introdurci come organo estraneo in un corpo che è stato creato in 60 anni di invarianza di colore politico. Ci possono essere indubbiamente delle resistenze, se vogliamo comunque delle diffidenze reciproche e dei tentativi, delle lungaggini che alla fine si scopre sono inutili. Ci si trova davanti a molti no e dobbiamo scoprire noi come fare le cose, e nei primi tempi questo è molto frustrante e può dare il senso dell'immobilismo da fuori visto il comune, ma è questa la lotta che ogni giorno c'è all'interno di un comune. Appena si entra si varca quella soglia, quindi ci troviamo a dover fare, se vogliamo, un po' tutto noi, cioè renderci conto delle cose che ci stanno passando sotto mano spesso, sotto gli occhi, e non ce ne accorgiamo. Quindi il lavoro è doppio, cioè dobbiamo fare lavoro spesso da dirigenti e da amministratori. Sì, questa è la situazione. Sì, da noi, per quanto riguarda la partecipazione, che è un tema fondamentale che ci ha guidato anche in campagna elettorale, in questo momento stiamo studiando il tema molto approfonditamente e vorremmo portare delle modifiche sicuramente al regolamento comunale, però è un processo che richiede tempo perché sono appunto tematiche delicate su cui appunto stiamo studiando. Sicuramente la partecipazione che stiamo facendo tutti i giorni è quella di star vicino alla gente, di ascoltarle persone. Abbiamo cercato, per esempio, durante gli orari di ricevimento, di fare degli orari di ricevimento più comodi alle persone. Solitamente erano la mattina, per fare un esempio pratico, io ho cercato di spostarli anche alla sera, di fare delle ore dopo sera, in modo che la gente che magari di solito va a lavorare, che non ha la possibilità di andare in comune, di incontrare gli amministratori durante il giorno, lo possa fare durante la sera. E poi un altro mezzo di partecipazione sono gli incontri che noi abbiamo fatto e vogliamo fare ancora con la popolazione. Il comune di Sarego è un comune in cui la percentuale di popolazione anziana, quindi che non utilizza gli strumenti informatici, è abbastanza alta, quindi stiamo puntando non solo sul dialogo
informatico con i nostri portali, ma anche facendo degli incontri. Un tema che ci interessa approfondire è quello del bilancio partecipativo, che troviamo un'idea molto interessante, e cioè dà la voce ai cittadini dove poi sono le vere decisioni, cioè su come destinare i soldi per fare dei progetti per il proprio comune. Quindi l'idea di stanziare per esempio una determinata somma di denaro e fare dei gruppi di lavoro tra i cittadini, in modo che poi nascano delle idee da portare anche in comune, da portare all'amministrazione, per far decidere alle persone. Intanto è importantissimo informare e capire e far capire ai cittadini quali sono le logiche e come funziona un bilancio comunale, perché bisogna partire da questo piccolo scoglio poi per rendere partecipi i cittadini e poterli far decidere su come stanziare i soldi sul proprio comune. Ecco, secondo me è molto importante questo, quindi andare proprio sul concreto, far decidere i cittadini su una parte ovviamente del bilancio comunale come destinare i soldi del comune. Per quanto riguarda poi l'aspetto dirigenziale, l'approccio con i dirigenti, noi siamo un comune che ha pochissimi dipendenti, solo 20, purtroppo quando c'è stata l'opportunità di assumere non si è potuto farlo, perché noi abbiamo sforato nel 2009 il patto di stabilità e quindi non abbiamo potuto assumere il personale nel 2010, che era l'ultimo anno in cui c'erano delle possibilità per assumere, quindi abbiamo poche persone e stiamo lavorando con loro per sono molto contenti, come mi suggerisce l'assessore all'informatica, del nostro lavoro. Partecipano, li facciamo partecipare in che modo? Abbiamo fatto dei video per esempio spiegando come funziona l'IMU per i cittadini, dare delle indicazioni ai cittadini su che cosa devono fare per pagare l'IMU. Per la prima volta almeno nel comune di Sarego un dipendente si è appunto prodigato per fare questo video da diffondere ai cittadini. Un altro video importante in cui abbiamo visto proprio anche la partecipazione dei dipendenti è stato un video in cui è stato spiegato appunto l'uso dell'autocertificazione, ecco un altro tema su cui vogliamo puntare molto, cioè il cercare di far capire alle persone che in realtà non serve andare in comune così spesso, perché già ci sono le riforme che consentono di autocertificarsi e quindi evitare di fare file in comune per dei documenti che possono essere fatti comodamente anche da casa, essere stampati. E quindi abbiamo visto una buona partecipazione da parte dei dipendenti, da parte dei responsabili d'area. Noi come amministrazione siamo in comune a tempo pieno, quindi cerchiamo di dedicarci, di conoscere le problematiche e anche di appunto entrare nel merito dei problemi, proprio perché solo se si impiega del tempo, si conoscono quelli che sono i meccanismi che regolano un comune, si riescono a fare le scelte esatte per andare in una certa direzione, perché altrimenti, se non fosse così, sono come dire i tecnici che mandano avanti le cose e quindi le decisioni di conseguenza vengono subite dall'amministrazione più che invece essere guidate dall'amministrazione, ecco.